Salve a tutti, benvenuti a questa seconda sessione della .NET Conf. Do il benvenuto a Giancarlo. Giancarlo, sei mutato? Sì, ciao a tutti. Vai, Ciao. buongiorno a tutti. Se puoi cominciare a sharare la tua presentazione, possiamo cominciare questa seconda sessione di eventi che Giancarlo ci parlerà di Web3 e .NET. Vi ricordo che c'è il riquadro per fare le domande, che a fine sessione, se ci sono domande, sarà ben lieto di rispondere. Esatto, grazie, grazie Leonardo. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per esservi collegati stamattina, vedo che siamo un bel po'. Appunto, il mio nome è Giancarlo, per chi non mi conoscesse, lavoro in Avanade e mi occupo di varie cose, no? Ultimamente, principalmente, anzi, mi occupo di quelle che sono un po' tutte le tematiche di technical pre-sale legate al cloud. E diciamo in quelle che sono anche delle attività un po' di scouting, di tecnologie emergenti, di proposizione di quelle che sono un po' tecnologie innovative, copro anche un po' quest'area dedicata all'enterprise 5G, no? Quindi un po' le reti private basate su questo nuovo layer di connettività moderno. Nella sessione di oggi parlerò di un altro tema altrettanto, diciamo, nuovo che sta imperversando in quelle che sono un po' il Twitter di turno, oppure come dire, le conversazioni anche diciamo più disparate nell'ultimo periodo, che è appunto Web3, no? E di come di fatto, per chi non lo sapesse, cosa che cioè, nemmeno io sapevo sino a qualche tempo fa, come lo stack tecnologico .NET, che è quello a cui siamo fondamentalmente più abituati, no? Se frequentiamo questo tipo di eventi, questo tipo di community, ci aiuta a sviluppare applicazioni e quali sono di fatto tutti, come dire, gli strumenti, un po', come dire, come le guide, i punti di ingresso verso questo nuovo, diciamo, area tecnologica, sfruttando il framework che più amiamo, no? Ovviamente grazie agli sponsor per questo evento, diciamo, Avanade, l'azienda per cui lavoro, è uno sponsor di questa conferenza, ma ovviamente senza nessuno degli sponsor questo evento sarebbe stato, diciamo, possibile, perché appunto contribuiscono in un modo, diciamo, chiave a quella che è l'organizzazione, no? A rendere, diciamo, un po' tutto più interessante per noi, sia che eroghiamo gli eventi che voi che partecipate sostanzialmente. Quindi un grazie generale. Spendo giusto due parole perché lo faccio sempre, non è la mia prima volta che parlo alla .NET Conference. Diciamo, il fatto che sfrutto questa intro per ricordare a tutti che non tanto chi è Avanade, come vedete in questa slide, perché sicuramente lo conoscete e la conoscete magari anche da altre volte, perché appunto ne avete sentito parlare nel mercato, no? Questa joint venture tra Accenture e Microsoft, ma soprattutto perché diciamo, come vedevamo prima all'interno dell'introduzione di questa sessione, di fatto Avanade è una realtà, come dire, che sta se sempre crescendo sostanzialmente, no? È stata resiliente durante la pandemia e ci sono un sacco di posizioni aperte per persone, diciamo, che come voi sono interessate al mondo delle tecnologie Microsoft e non, no? Quindi potete trovare veramente nel sito dei job posting, quindi del sito dove si trovano tutte le offerte di lavoro, le posizioni aperte, potrete veramente trovare sicuramente qualcosa che fa per voi e vi consiglio di, come dire, di dargli un'occhiata, spendere un po' di tempo e diciamo anche contattarmi in maniera diretta qualora vogliate, diciamo, un po' di più di informazioni, diciamo, sul campo, perché diciamo siamo sempre alla ricerca di nuove persone, di nuovi talenti per unirsi alla nostra squadra. No, ci crediamo molto nel tema delle persone. Avete visto sicuramente tutti gli annunci relativi all'Alternate Work Week, a tutta la nostra cultura, che è sempre un qualcosa che è in divenire per, diciamo, cercare di essere sempre più vicini a quelle che sono le esigenze mie, no? Come dipendente, ma anche appunto di tutti, no? Quindi veramente sono a disposizione, così come a disposizione il sito, veramente controllate e non rimarrete delusi, mettiamola così. Quindi l'agenda di oggi è molto semplice, alcuni concetti chiave, introduzione del mio project, che praticamente sarà un po' l'abilitante tecnologico, no? Per creare questa sorta di raccordo tra le tecnologie .NET e il mondo delle applicazioni Web3, no? Quindi capiremo anche un po' nella prima parte cosa effettivamente è un'applicazione Web3, perché ci sono un po' di varie definizioni, no? Quindi cercherò di darvi quella che secondo me ha un po' più senso e quella che mi ha permesso di capire come effettivamente iniziare a ragionare in questa sorta di nuovo modello, diciamo, di progettazione di applicazioni distribuite.
E poi di fatto l'ultima parte sarà un po' più hands-on, vedremo di fatto come mettere insieme tutta quella toolchain che vi descriverò per costruire un primo smart contract utilizzando appunto C Sharp, cosa che è veramente no, è interessante come concetto perché fino a qualche tempo fa io non pensavo fosse possibile e sicuramente tutti i linguaggi che erano a disposizione non erano, come dire, molto, non avevo tanta familiarità appunto con queste, quindi utilizzare C Sharp per questo tipo di attività è sicuramente qualcosa che ci semplifica anche quella che è la curva di apprendimento, no? Quindi veramente, veramente interessante. Quindi questa sarà la parte finale. Manco un pezzo, giusto perché non so appunto con i tempi come ci organizzeremo, se sarò bravo a stare nel tempo che mi è stato dedicato, però l'idea è che poi ci sono anche un po' di concetti un po' più avanzati che, come dire, al solito, introdurre qualche pattern, qualche concetto un po' più, come dire, un po' più utile in quello che può essere magari uno scenario che potreste avere già in mente, e come questo di fatto si traduce in quello che è lo stack tecnologico che vedremo. Grande disclaimer importantissimo, perché ogni qualvolta si parla di Web3 è facile cadere in quella che è le discussioni riguardo alla finance, no? La traditional finance, trace finance, decentralized finance, quindi tutti i contenuti che vedete qua, diciamo, prescindono dall'aspetto economico, no, che solitamente si associa a questo tipo di tecnologie, quindi non voglio parlare di prezzi di token, di quanto sta salendo, quanto sta scendendo, non è quello lo scopo di questa sessione, quindi cerchiamo di concentrarci effettivamente sulla tecnologia, cercando di rimuovere, come dire, l'associazione al dollaro, all'euro, da quelle che sono le componenti, diciamo, il progetto soprattutto che vedremo, no? Perché non faccio questo di lavoro e nessuno, non ci interessa, penso che siamo qua, non ci interessa, o meglio, magari non in questo contesto. Non so. Partiamo quindi, cos'è Web3? Magari vado anche così in presenting e inverto, perché così lo vedete meglio. Quindi Web3 fondamentalmente è un, come posso dire, è una definizione, okay, che è stata data a questo nuovo modello, a questo nuovo stack tecnologico. Qua mi sto incartando col presenting. Ok. A questo nuovo stack tecnologico che è caratterizzato sostanzialmente da uno shift in quello che è il paradigma della fruizione di contenuti, perché passa da essere, come dire, centralizzato in un certo qual modo, no? Quindi noi siamo abituati ad avere sempre dei punti di ingresso abbastanza centralizzati per tutta quella che è la fruizione di contenuti, mira appunto a rompere questa sorta di maglia sostanzialmente, andando a creare quelli che sono, togliendo quello che è appunto questo single point of failure, no? Quindi andando a creare e definire un nuovo modello di sviluppo, di deployment, di applicazioni, no? E anche di interazione con queste applicazioni, che di fatto sono, qua c'è scritto unstoppable e uncontrollable, sono, come dire, nessuno le può controllare, nessuno le può fermare, perché una volta che sono appunto distribuite, una volta che sono là, diciamo, diventano ingovernabili, tra virgolette, no? E dico tra virgolette perché di fatto il fatto di essere permissionless, quindi il fatto di avere questa sorta di vita propria, non è, come dire, non è sinonimo di totale assenza di controllo, no? Quindi non è i concetti tipo a cui siamo abituati, no? Con normali applicazioni, quindi role-based access control, membership, sono comunque concetti che ci sono e che possono essere strumentati e sfruttati per appunto realizzare applicazioni Web3 sostanzialmente, che aderiscono al modello delle applicazioni Web3. E come dire, l'importante però è essere sicuri di e testare in maniera molto molto specifica e molto molto accurata queste applicazioni, perché di fatto una volta che sono scritte, distribuite e sono pronte per essere appunto, le persone possono iniziare a interagirci con loro, sono, diciamo, sicure, perché si basano anche su dei concetti di crittografia di quella che è l'operazione, diciamo, la validazione delle operazioni che vengono eseguite, che sono, come dire, ad oggi sono come dire, unbreakable, no? Quindi non possono essere compromesse oppure rotte, diciamo, come dire, da potenziali attacchi o persone malintenzionate, no? Ovviamente la tecnologia che solitamente si associa a questo tipo di applicazioni, appunto, la tecnologia della blockchain, perché di fatto è come se fosse una sorta di settlement, no? Quindi layer che di fatto è il punto di verità, un punto di verità distribuito di tutte quelle operazioni che accadono per una determinata blockchain. Ogni progetto, quindi questo è anche uno dei punti, come dire, un po' chiave, un po'
anche di dubbio su quelle che possono essere magari il concetto di tecnologia Web3, è che non c'è una sola blockchain, no? Ce ne sono varie. A seconda del progetto ci può essere, avrete sicuramente conoscenza con la blockchain di Ethereum, con la blockchain appunto di Bitcoin, sono tutte cose che stanno parallele, no? Quindi non è, una non rimpiazza l'altra, ma una è come dire parallela all'altra perché sono in teoria sono sempre progetti e tecnologie differenti, ok? Che vengono utilizzate, diciamo, in base a da un pool di utilizzatori sempre diverso, no? Quindi noi vedremo in questo caso il progetto Neo, sto anticipando un po', e Neo ha la sua blockchain, che non è per niente uguale a quelle, non funziona allo stesso modo di quella di Ethereum o di Bitcoin, per esempio. Eredita alcuni concetti, questo senz'altro, no? Perché, come dire, l'idea alla base è la stessa, però li sviluppa in maniera diversa e quindi questo crea delle differenziazioni che sono abbastanza significative. Quindi un po' di terminologia, perché è necessario masticare questa terminologia quando si usano queste applicazioni, perché di fatto non, come dire, non si può capire, altrimenti non si capisce con cosa si sta interagendo e con cosa bisogna magari predisporre per poter lavorare meglio, no? Quindi abbiamo già detto prima cos'è la blockchain, no? Questo layer di settlement, no? Questa sorta di registro aperto e distribuito che contiene tutte le nostre informazioni, no? E non può essere controllato, può essere validato da tutti i partecipanti del network e, diciamo, dà a disposizione questo execution environment safe. Cryptocurrency è semplicemente il nome che diamo a tutti quei token digitali che vengono magari emessi, scambiati, e cui viene associato un valore all'interno di queste blockchain e che, come dire, permettono talvolta ai partecipanti di consumare servizi e a partecipare anche in attività di governance di un determinato protocollo. Le decentralized application sono quello che vedremo, diciamo, più avanti, quindi di fatto il concetto in cui esiste un'applicazione che è di fatto installata all'interno di questa blockchain può essere gli utenti, diciamo, di questo protocollo, di questo prodotto, possono, o delle nostre applicazioni, di fatto, possono interagirci per eseguire delle logiche condizionali basate su, appunto, statement come se succede questo, se questo è vero, fai quest'altro, no? Questo si può applicare in qualsiasi, contesto, sia che siano, appunto, delle applicazioni con che soddisfano delle esigenze prettamente, diciamo, enterprise, no? Quindi magari, no? Di business, per esempio, pensiamo al retail o al fashion, oppure, diciamo, possono costruire dei building block per dei protocolli veri e propri per, diciamo, trattare quelle che dicevamo prima, di finanza decentralizzata, e andare a definire, diciamo, meccanismi di incentivazione, oppure di nuovi modelli di finanza, sostanzialmente. Gli oracoli invece sono una cosa molto interessante e molto potente perché di fatto permettono di portare all'interno della blockchain quelli che sono i dati che risiedono in quello che è il Web 2.0, no? Quindi voi immaginatevi la classica API REST in grado di fornire un feed di dati perché magari si interfaccia con qualsiasi altro servizio, qualsiasi altro backend preposto. E quindi con un oracolo noi possiamo di fatto fare una query a quel determinato servizio esterno, portare i dati di risposta all'interno della nostra blockchain e utilizzarli per eseguire delle logiche per avere qualche informazione in più all'interno del nostro smart contract, della nostra applicazione decentralizzata. Poi abbiamo i wallet, poi abbiamo l'account, abbiamo le public private key, abbiamo le improvement proposal. Tutte queste sono, diciamo, termini che sono proprie di ogni progetto, sostanzialmente in questo caso anche il New Project, il Bitcoin, Ethereum, tutti hanno questo concetto perché di fatto ogni utente viene identificato e innanzitutto possiede una copia di chiave privata e chiave pubblica che gli permette di fatto firmare le transazioni e identificare e recuperare quello che è il suo wallet, quindi un identificativo, una sorta di, come dire, un wallet definito dalla coppia public e private key che di fatto permettono poi di derivare quello che è un address. L'address è, vedetelo, come il nostro identificativo, un po' l'IBAN, diciamo, che noi abbiamo all'interno della blockchain che permette appunto di uno associarci un nome e uno anche trasferire fondi e interagire, perché quello sarà il mittente di tutte le transazioni che faremo, interagire con applicazioni decentralizzate, no? Le improvement proposal invece sono molto importanti perché permettono di definire quello che è il modello di miglioramento dei singoli protocolli e tendenzialmente in questi casi qua entrano in gioco tutti quei meccanismi di governance decentralizzata, quindi anche qua le DAO per esempio, no? Un altro termine che spesso si sente nominare ulteriormente, le Decentralized Autonomous Organization, che vanno a definire degli standard in maniera collettiva per appunto migliorare o come dire regolare particolari aspetti
del progetto della rete, no? Qui, tutti abbiamo familiarità, per esempio, con l'EIP20, quindi l'Ethereum Improvement Proposal, che andava a definire lo standard per un token, che è stato poi adottato da qualsiasi altra blockchain che avesse un concetto di token per sé, oppure l'EIP721, che è quella che definisce lo standard per gli NFT, no? Quindi un NFT si definisce tale se implementa questo tipo di standard, perché implementare questo standard significa sottostare, aderire a un contratto, così come se fosse un interface in C Sharp, che permette a tutti i servizi che vogliono trasferire, gestire, manipolare NFT, di essere sicuri che quel set di chiamate, di metodi, no, che sono disponibili all'interno del contratto, sono implementati e sono disponibili. Quindi questo è molto, molto, molto importante. Ovviamente ce ne sono milioni di improvement proposal, una per ogni progetto. In quel link che c'è in questa slide fa vedere un po' la lista completa, no? Ogni progetto poi ha il suo link. Ho messo quello di Ethereum perché è probabilmente quello più noto che conosciamo. In tutto questo perché .NET, no? Quindi adesso entriamo un attimo meglio nel vivo, no? Perché .NET? Personalmente cercavo un modo per arrivare a unire quelle che sono le mie competenze, no? Io sono prevalentemente il mio background di software engineering, prevalentemente sulla parte back-end, quindi io conosco mi è capitato per lavoro su progetti di realizzare appunto quella che è la classica API, piuttosto che la classica custom application, piuttosto che la classica XAML, WinForm, quello che volete, application. E quindi cercavo un modo di provare a far convergere questo interesse emergente per tecnologia emergente con il mio skill set, appunto, che ho maturato, diciamo, nel corso degli anni, no? E penso che un po', se siete all'interno di questa sessione, volete provare a fare lo stesso, no? Quindi spero che veramente i contenuti successivi siano utili per voi quanto lo sono stati per me. Quindi nella mia ricerca ho scoperto appunto il progetto NEO. Quindi il NEO è una Community Driven Blockchain Platform, no? Come vedete ha tutta una serie di funzionalità, di feature che, diciamo, sono implementate, sono in roadmap di implementazione, che permettono per esempio di avere gli Oracle, di gestire una sorta di servizio di name service, quasi come fosse una sorta di DNS, smart contract, il tooling integrato, supporto multilinguaggio, che è una cosa molto importante perché qua la sessione è su C#, però NEO supporta Java, supporta Go, no? Supporta vari linguaggi di programmazione, no? Che sono molto comuni a quello che è, come dire, il panorama, il bacino di utenti, diciamo, del mondo IT, no? Piuttosto che Solidity, mi viene da dire, no? Che è il linguaggio proprio per lo sviluppo di smart contract su Ethereum, no? Imparare Solidity è molto complicato, no? Io ci ho provato, è lungo, no? Nel senso perché c'ha tutte le sue robe, come dire, specifiche che, come dire, non lo rendono altrettanto semplice come magari fare lo switch da un linguaggio che conosciamo, uno molto molto simile, no? E poi la cosa interessante è che il progetto NEO è parte della .NET Foundation. Quindi cosa significa questo? Significa che, ok, non è un endorsement da parte di Microsoft del progetto, no, però di fatto è nel radar di quella stessa fondazione che fa da tutoring, no? Diciamo, da sorta da, come dire, non mi vengono i termini, no? Come dire, è insieme però, cioè, nella .NET Foundation mi sembra che ci sono progetti quali JSON.NET, piuttosto che Orchard CMS, no? Quindi vari progetti che sono, come dire, noti nell'ecosistema, e NEO è uno di questi, magari emergente, magari in incubazione, però di fatto sta, diciamo, insieme ai ragazzi grandi, diciamo, di quelli che sono i progetti che noi conosciamo. Quindi questo, come dire, dà anche un po' l'idea di essere un po' un first class citizen, no? Nel panorama, nell'ecosistema .NET, il che l'ha reso, dal mio punto di vista, un progetto molto, molto interessante. Come dicevamo prima, NEO ha i suoi token, no? È importante conoscere i token di NEO perché di fatto sono quelli che ci permettono di utilizzare e ci serviranno. Ci servirà a capire come funzionano questi token per sviluppare applicazioni. Quindi NEO funziona in una maniera dual token, diciamo, una governance dual token, chiamiamola così. Il primo è il token NEO, che è di fatto il token padre, come dire, che è quello della blockchain, quindi c'è una supply limitata, 100 milioni, non è divisibile, no? A differenza di Ethereum che arriva sino a 18 decimali, NEO non è divisibile, quindi il minimo è 1 sostanzialmente. E questo token può essere utilizzato per votare, partecipare all'interno del network, essere comunque parte attiva di quella che è la vita di questo progetto, oppure semplicemente essere tenuta all'interno del wallet come, diciamo, semplicemente per essere scambiato per beni o servizi che vengono appunto erogati tramite la blockchain di NEO, il progetto NEO. L'altro token è il token gas, no?
Noi siamo abituati che, per esempio, nella blockchain di Ethereum, l'Ethereum è sia il token principale, sia il token che si usa per pagare il fee, il gas, per eseguire determinate transazioni, no? Questo perché c'è sempre un meccanismo di incentivazione per chi nel network concorre alla creazione, a minare, diciamo, i cosiddetti blocchi per andare effettivamente a persistere all'interno della blockchain tutte le transazioni. E il token gas, di fatto, è divisibile a questo punto. Ed è un token che non ha supply limitata, ma che di fatto è la moneta che viene utilizzata per pagare ed eseguire le transazioni all'interno della blockchain. Quindi qua è molto importante, come dire, conoscere e sapere che bisogna avere questo tipo di token, perché altrimenti non possiamo eseguire transazioni. Fortunatamente però la blockchain funziona in maniera tale che ad ogni blocco che viene minato, in base alla quantità di token NEO, quindi token principale che abbiamo, e se abbiamo effettuato almeno un transfer nella nostra vita, parte di questi 5 gas token che vengono generati così dal nulla, no? Semplicemente perché il protocollo, il progetto è sviluppato in questo modo, il 10% viene distribuito in maniera gratuita, okay, ai possessori. Quindi qua possiamo vedere, c'è un calculator nel sito ufficiale del prodotto che dice: se io ho 10 NEO, in un mese avrò 0,01 gas che mi vengono, come dire, accreditati all'interno del mio account. No, quindi il progetto lo fa in maniera automatica. Ovviamente questo può variare, è sempre tutto soggetto a variazioni, no? Questa è una ballpark estimation che il progetto dà, però l'idea è che più ne ho, più gas ho, sostanzialmente. Questo è molto utile perché, diciamo, permette anche a un'azienda che vuole provare a basare un suo servizio su un concetto sul blockchain NEO, no? Appunto, eseguire transazioni anche su utenti che non hanno magari dei token da utilizzare per pagare transazioni, di poter anche ipotizzare un investimento iniziale e poter, come dire, finanziare la sua applicazione semplicemente perché il protocollo gli permette di guadagnare questi token gas per diciamo, foraggiare l'esecuzione di quelle che sono le transazioni all'interno della blockchain. Questo è molto interessante, non l'ho trovato in nessun altro progetto e, diciamo, questo è un altro dei motivi per cui di fatto sto esplorando e sto continuando ad esplorare appunto il progetto NEO, no? Oltre che diciamo, la vicinanza al mondo.NET. La vicinanza al mondo.NET si vede anche da come parte il Getting Started, no? Quindi qua ci stiamo avvicinando sempre di più su quella che è la demo, no? L'idea è che esiste già, quindi noi possiamo già utilizzare la CLI di .NET, quindi l'SDK è già compatibile con .NET 5. Io posso installare i template così come faccio con qualsiasi altro template all'interno di, diciamo, a quasi altro template distribuito all'interno di Nugget, quindi .NET New, faccio l'installazione degli smart contract templates, prendere l'ultima versione, quindi a questo punto io posso fare .NET New, ok, di quello che è il neo contract. Neo contract è semplicemente il template blank di un contratto Web3, di uno smart contract sviluppato per il blockchain in C Sharp. Posso eseguire .NET Build e poi ovviamente, come vedremo più avanti, per avere un'esperienza, diciamo, di sviluppo molto più ricca, io posso installare il mio Blockchain Toolkit for .NET, che di fatto è un'estensione di Visual Studio Code, che mi permette di esplorare, effettuare tutta una serie di operazioni, evitando quanto più possibile la riga di comando, no? Se magari ci piace stare all'interno del nostro IDE, per operare, sviluppare e testare i nostri interazioni dei nostri smart contract, no? Quindi qua io posso installare questi altri due global tool che di fatto servono per essere appunto invocati dalla CLI e per anche far partire quello che è un nodo privato utilizzato nella parte di, come dire, di sviluppo, no? Nel nostro inner loop sostanzialmente. Oltre che il mio blockchain toolkit, possiamo utilizzare anche una versione che si chiama NeoLocal sostanzialmente, che funziona con Docker. Quindi qua fa partire, noi possiamo fare il clone del repository e fare un Docker Compose Up, e a questo punto abbiamo semplicemente tutta una rete di container che funziona, che ci permette di avere il nostro nodo privato, quindi col singolo consensus, no? Quindi siamo noi che siamo un po' i miner delle nostre transazioni, per sfruttare e per lavorare con la blockchain di NEO. Okay? Detto questo, vado un attimo verso la demo, quindi tolgo un attimo la condivisione, minimizzo PowerPoint, e andiamo all'interno di PowerShell Core, no? Allora, vi faccio vedere innanzitutto, io qua ho un Visual Studio, un'istanza di Visual Studio che è già pronta con dei sample sostanzialmente, però vorrei provare a farlo in live coding, no? Quindi qua ho i miei comandi che adesso li eseguiamo assieme.
Allora, la prima cosa che posso fare è sicuramente .NET new e creare, quindi istanziare all'interno di questa for un nuovo Neo3 contract. Ok, quindi a questo punto io vado con il mio Visual Studio Code su questa folder qua, vi faccio vedere quali sono gli output. Gli output sono molto molto semplici. L'ho aperto nell'altro schermo, quindi tempo di che si carichi e vi faccio vedere questa parte qua. Come vedete, abbiamo semplicemente un CSProj che, come vedete, referenzia tutte le librerie che abbiamo appunto per sviluppare quello che è il progetto NIO, e c'è un post build event che di fatto è un NIO 3, che sarà quello che dopo la compilazione fatta con .NET si preoccupa di generare quello che è il file che può essere distribuito e deployabile all'interno della blockchain. Quindi, come vedete qua, di fatto poi è una classe. Questi ci sono gli attributi, ereditiamo da una classe smart contract, c'è una funzione main che è fondamentalmente la funzione principale che viene sviluppata, però di fatto questo è quanto, questo è lo scheletro di uno smart contract. Va bene? A questo punto io voglio provare a svilupparlo, voglio provare a distribuire questo smart contract, quindi cosa facciamo? Io rimpiazzo un attimo, cambio ID e lo aggiungo un attimo qua a Visual Studio, giusto per comodità qua. Ok. Neon Live Demo e prendo un attimo. Ipotizziamo di realizzare l'esempio più stupido in una calcolatrice appunto decentralizzata, no? L'esempio che, come dire, si può fare. Quindi io prendo tutto questo codice, adesso ve lo spiego. Così, zac, e lo incollo qua. Poi tiriamo via tutte le cose che non ci servono, qua magari diminuisco poco a poco, giusto lo faccio vedere. Quindi di fatto come è cambiato il nostro codice? Il nostro codice è cambiato in questo modo. Io ho semplicemente definito, quindi specificato un po' quelli che possono essere i miei metadati, il mio nome, il mio cognome, eccetera, eccetera. L'ereditarietà rimane uguale, quindi questo non cambia niente. Però poi sono andato a definire quelli che sono i metodi statici. Quindi ho il mio metodo di somma, il mio metodo di sottrazione, con qualche controllo safe per essere sicuri che non ci sia qualche overflow particolare, moltiplicazione, divisione, e poi qua abbiamo un contratto di, diciamo, destroy. Qua introduciamo all'inizio quelle che sono una serie di librerie classi di utility proprie diciamo, dell'SDK di Neo. Infatti, se guardiamo qua, io vi posso far vedere se lo trovo. Ecco qua, Neo Smart Contract Framework. Qua abbiamo tutta una serie di, per esempio, classi su services, vedete, block, che mi dà tutte le informazioni sul blocco attuale su cui questa transazione viene eseguita. Ho un storage che mi permette di utilizzare e persistere dati nello storage della blockchain, che poi verrà distribuito, no, tra tutti i nodi. Un context che mi permette di, come dire, manipolare meglio questo storage, dati sulla transazione, e anche un iterator, oppure un'informazione di runtime che mi fa capire, per esempio, il time, quanto gas mi rimane per proseguire con l'elaborazione della mia transazione. E anche, come dire, in questo caso, per esempio, c'è il get random o il check witness, che sono tutta una serie di utility che permettono anche di implementare quei meccanismi di autorizzazione, no, per una determinata funzione. Quello che vedete qua è la classe di contract management, che di fatto permette di distruggere, quindi una volta chiamato, questo contratto può essere distrutto, rendendo appunto impossibile la successiva evocazione. Questo è molto utile perché, come vedremo più avanti, implementando dei pattern di, come dire, di proxy per quelli che sono i smart contract, io posso separare l'invocazione del contratto dalla sua implementazione, creando questa sorta di contratto intermedio, e quindi quando io aggiorno l'implementazione perché magari cambia la mia business logic, perché magari mi sono accorto che c'è un bug, io posso effettivamente creare una nuova implementazione corretta e distruggere la precedente, no? Quindi questi sono tutti i meccanismi che servono poi in quello che è il ciclo di vita Neo Live Demo, della vita del nostro smart contract, che è molto più complicata rispetto a un software normale, perché appunto adesso è, come dire, è immutabile, no? Perché sta all'interno della blockchain. Ok, quindi adesso questa abbiamo la nostra calcolatrice, no? Quindi adesso io cosa posso fare?
Ritorno un attimo sulla parte dei comandi. Io posso lanciare, posso creare un nodo locale della mia blockchain, come vedete con questo comando NeoXP create, e lui ha creato un nodo di private net dandogli appunto questo nome. Difatti un file, no? In questo file io posso vedere tutte le informazioni della mia net, no? Quindi questo è il mio Genesis address, questo è il mio nodo di consenso, eccetera, eccetera, che diciamo può essere utilizzato, vi farò vedere come può essere, come dire, consumato. A questo punto io creo il mio wallet, quindi questo sarà e simulerà il wallet da cui noi effettueremo tutte le nostre transazioni. Anche qua, in cosa si sostanzia questo comando? Si sostanzia nella creazione appunto di un indirizzo pubblico, una coppia quindi chiave pubblica, chiave privata, che viene aggiunta a quello che è il nostro single node. Infatti se vedete qua, wallet, adesso lo trovo qua. Questa è la nostra private key, quindi importando questa private key all'infinito avremo sempre questo indirizzo pubblico. E, diciamo, tutti i fondi che ci vogliamo trasportare da una parte all'altra, se ci saranno, saranno sempre utilizzati, no? A questo punto io torno su Visual Studio Code e vi faccio vedere come, appunto, innanzitutto faccio questo refresh di questa cosa qua, e come l'estensione del Blockchain Toolkit di fatto mi permette di lavorare col mio smart contract, no? Quindi in questo caso vedete, lui mi fa vedere già la blockchain di mainnet, che è quella principale, dove effettivamente qua siamo live, questa è produzione. La mia blockchain di testnet, che possiamo vederla come i nostri ambienti intermedi, e la blockchain, quella che ho appena creato, Neo Express, che io posso far partire col pulsante play. Quindi a questo punto la blockchain, vedete, starting Neo Express, quindi sta partendo il nodo, quindi questo è un nodo zero, cioè non ha nulla all'interno, è completamente vuota, però come possiamo vedere mi ha già caricato i due indirizzi, quello Genesis e quello che abbiamo creato precedentemente, no? Quindi qua adesso gli diamo qualche istante, diciamo, per partire sostanzialmente, e intanto vi faccio vedere un po' diciamo, questo strumento. Se io clicco su all'interno di .NET Conf, una volta che parte, come potete vedere, clicco qua. Adesso devo dargli un attimo dobbiamo dargli un attimo un istante, e quindi andiamo verso Visual Studio. Quindi quali sono i comandi che andremo ad eseguire successivamente? Andremo a eseguire il comando per trasferire dal Genesis address al nostro indirizzo tutti i NEO disponibili, ok? E poi andremo a eseguire il comando di trasferimento, diciamo, dei gas che stanno all'interno del Genesis address dal indirizzo al nostro, diciamo, al wallet che abbiamo appena creato. Questo perché? Perché in questo modo avremo un po' di credito, un po' di, diciamo, di gas per andare a fare tutte le operazioni, diciamo, che successive, che è appunto quella che vediamo qua, il deploy del nostro smart contract. Quindi questa sarà V2, mentre torniamo qua. Vedete, questo sta andando. Genesis, ecco, adesso se vedete clicco qua, Genesis non ha nulla, ok? .NET Conf Demo, anche lui non ha nulla, quindi quello che possiamo fare, andiamo qua c'è sempre Visual Studio, eseguiamo questo transfer da riga di comando. La transazione è stata inviata, quindi dobbiamo dare appunto quello che possiamo vedere fare qua e vedere se è stata recepita, è stata minata. Ancora. Come vedete, 100 milioni di NIO. Ok? Quello che è successo, però, siccome io ho fatto una transazione outbound, il Genesis address è stato aggiornato per come funziona il network con tutti i gas. Quindi, siccome questi gas non mi servono nell'altro account, quindi dico, va bene, allora facciamo che così, me ne dai 52 milioni, dovrebbe essere un numero che basta, sono veramente molto cheap, non costano tanto le transazioni sulla blockchain NEO. Quindi qua li trasferiamo, in questo caso chi sta pagando per questa transazione è l'account Genesis, quindi non possiamo drenarlo di tutti i gas, perché altrimenti lui stesso non potrà eseguire la transazione. E quindi se andiamo qua, andiamo poi direttamente di nuovo su .NET Conf, se la transazione è stata miniata possiamo vedere che abbiamo 52 milioni di gas, sostanzialmente, no? Quindi questo è ottimo, perché adesso vuol dire che possiamo fare tutto, no? Quindi io torno qua,
Noi siamo la nostra decentralized calculator, la V2, quindi io sempre dalla mia shell faccio .NET build. Qua questo creerà sia diciamo, la DLL fondamentalmente che io ho buildato con la mia CLI di .NET, ma come vedete all'interno della cartella SC avrà creato un file NEF e un file manifest.json. Ok? Quindi se io qua apro questa cartella e vi faccio vedere un po' questi file. Ok? Io solitamente la prima cosa che faccio è prendere, solitamente, come dire, quello che ho trovato utile, diciamo, in questi casi, è sicuramente rinominare un po' questi file per dare la possibilità di avere una sorta di, come vedrete, di versionamento interno alla blockchain di quelle che sono i miei sviluppi, e poi anche di aprire il manifest e aggiornare il nome, perché è questo che fa fede nell'operazione di, come dire, di deploy. Okay. Quindi qua adesso posso chiudere tutto, il mio manifest e la mia calcolatrice sono, diciamo, pronti, quindi posso tornare nella CLI e posso dirgli di distribuire il file v2.nef dall'account.netconfdemo, che è quello che abbiamo, diciamo, creato prima. Ok, quindi voi dovete immaginarvi che adesso stiamo facendo il deployment di questo smart contract, che può essere complicato a piacere, che può avere qualsiasi operazione al suo interno, e come vedete all'interno dello screen possiamo già vedere lo smart contract in fase di deploy. Riconoscete che in fase di deploy perché l'iconcina, diciamo, è diversa, e vedete non appena è stato minato il blocco, adesso è diventato effettivamente un contratto attivo, io ho un indirizzo. Quindi io posso copiare adesso questo indirizzo qua e potrei utilizzarlo per consumare il mio smart contract, no? Ed è quello che faremo. Quindi adesso che abbiamo sviluppato un'applicazione che sta, un pezzo di logica che sta distribuito all'interno della blockchain, complicato a piacere, in questo caso una calcolatrice, qual è lo step successivo? Lo step successivo è quello di invocarlo. Quindi come funziona l'invocazione di uno smart contract in questo caso? In maniera molto semplice. Allora, adesso abbiamo il nostro modo, abbiamo il nostro nodo, e come vedete qua abbiamo un endpoint HTTP. Di fatto il tutto si traduce in una chiamata RPC. Quindi istanziamo il nostro client, diamo il contract hash, che è l'indirizzo del contratto che abbiamo appena distribuito. A questo punto dobbiamo fare una serie di operazioni, quindi prendere il suo hash, costruire quello che è lo script in byte, quindi tramite questi sono metodi propri dell'SDK di NIO, che vanno a dire in maniera, diciamo, in un formato che è appunto compliant con quello che è il nodo stesso, esegui la funzione sum di questo smart contract passando questi parametri qua. Okay. A questo punto siamo pronti per fare l'invocazione e dobbiamo semplicemente cambiare, diciamo, l'account perché .NET Conf Demo ha un indirizzo pubblico che è diverso. Quindi clicco qua, questo scusate, lo modifico. Questo dobbiamo farlo vedere. New Express. Questo me lo sono perso. Ok, questo non me lo sono segnato, va bene. Però ve lo faccio vedere con Fiddler. Perché ovviamente essendo RPC, io posso farvi vedere. Che come funziona tutta questa parte qua? E vi faccio vedere se poi abbiamo tempo anche il resto. Quindi questo sta partendo. Che carica Visual Studio, sento la ventola che macina. Ok, dall'altra parte però non è importante. Forse sta anche andando veloce. Dovrei anche andare un attimo un po' più veloce. Ok, abbiamo beccato il nostro endpoint, quindi faccio un attimo un F10, e vi faccio vedere come si sostanzia questa chiamata qua. Quello che vedete qua, ecco. Questa è la lista
dei contratti, get contract state. So che è un po' piccolino, però di fatto get contract state è la conversione di quella che era la chiamata che abbiamo appena eseguito. Quindi qua lui mi fa vedere tutti i contratti che sono di fatto distribuiti, vedete, all'interno della mia blockchain. Qua posso vedere tutti gli altri, vedete qua, se collasso l'array potete vedere che l'ultimo sarà, vedete, la nostra div, il contratto che abbiamo distribuito prima, ok? E qua sono sostanzialmente tutte le, vedete, questo è un ambiente express list, sono, diciamo, una serie di chiamate che l'SDK fa per far vedere, per supportare un po' anche tutta l'operazione di inner loop. Non è detto che siano metodi disponibili in un node RPC, diciamo, della mainnet, no? Però ci servono appunto per enumerare, per esempio, lo storage, eccetera, eccetera, no? Cosa che comunque è possibile fare all'interno del portale, fondamentalmente, dell'estensione. Io posso vedere, esplorare il contract storage, fare start e stop dal blockchain, fare il trasferimento degli asset, oppure anche aprire quello che è, diciamo, il block explorer per vedere un po' come le transazioni vengono minate e non solo basarmi su quello che è l'output della console, sostanzialmente, no? Quindi qua posso nascondere gli empty block. Va bene. Non mi ritrovo questo parametro qua, quindi facciamo una cosa. Blocco questa blockchain, lo faccio vedere dall'altro lato. Qua, questa è la fortuna di avere Zach, si chiamava cd, ok, perfetto, facciamo partire. Quindi sto vedendo sempre il contratto della calcolatrice, però diciamo uno che già funziona, la Neo Express è già la stessa sostanzialmente, però vedrete tutti i test che ho fatto. Quindi a questo punto io gli posso dire, aprire sicuramente il Visual Studio Code all'interno di questa cartella, chiudere questa finestra di debug, ok, a questo punto io posso andare di nuovo qua e rifar partire, diciamo, anche questa blockchain, che è esattamente, la struttura è esattamente la stessa di prima. Quindi qua quello che cambierà è semplicemente poi cambieranno gli indirizzi, fondamentalmente, che dovrò utilizzare per fare le chiamate RPC a quello che è lo smart contract, che appunto è stato distribuito oppure no. Quindi qua, mentre che carica, ok, sta caricando, come vedete anche qua c'è il mio Neo Express, la Decentralized Calculator di uno che io ho già distribuito, quindi anche qua facciamo partire questa blockchain e a questo punto anche là mi caricherà di nuovo. Noterete che non parte da quello che è il blocco 0, ma è un blocco già 1128, quindi un blocco che era, come dire, attivo da un po' di tempo. Come vedete qua abbiamo il nostro wallet, sempre il nostro Genesis, e adesso non appena caricherà anche tutti gli smart contract. In maniera tale che noi possiamo andare, tornare all'interno del nostro programma e invocare appunto la funzione. Come vedete l'host non cambia. E questo, diciamo, è un po' il modo in cui da un'applicazione backend possiamo andare a chiamare quello che è una funzione, uno script che è stato distribuito all'interno della blockchain. Ovviamente dovete pensare di mixare questi concetti con quello che effettivamente è lo scopo, no? Una sorta di motivo per cui io ho necessità di avere questa logica decentralizzata all'interno della blockchain e non magari nel mio backend, e quindi magari cioè dare quindi un purpose, no, alla nostra applicazione decentralizzata, però di fatto abbiamo la possibilità di svilupparla appunto con .NET e invocarla come se invocassimo una qualsiasi appunto REST API. Quindi siamo qua, come vedete tutti i miei test sono, diciamo, task manager, variable assembly name, quando ho provato a trovare un modo per dare un nome dinamico al contract, ma non faceva. Quindi a questo punto mettiamo questo l'indirizzo del contratto che ci interessa e riclicchiamo play. Quindi è ripartito, F10, vado avanti, get contract state, prenderà l'informazione di questo determinato contratto sull'hash come vediamo prima, vedete qua abbiamo tutto, il size,
costruiamo lo script, invochiamo lo script, e a questo punto abbiamo un invocation result, che è un RPC result, e come vedete non abbiamo eccezioni, questo è il gas che è stato consumato per fare questa operazione di somma, quindi questo numero va moltiplicato per il numero di decimali che ovviamente ha il token, quindi sarà una frazione veramente infinitesimale. Lo stato di alt vuol dire che diciamo, è stato eseguito tutto correttamente, no? Perché altrimenti avremo exception e avremo qua fault invece di alt. E come potete vedere possiamo andare avanti e stampare qualche informazione, quindi avere nel return value 153, che è l'intero diciamo, della nostra somma. Se tiro giù la console, ovviamente potete vederli diciamo così. Quindi di fatto questa era una semplice calcolatrice, però abbiamo creato uno smart contract, l'abbiamo distribuito, abbiamo utilizzato C Sharp, abbiamo utilizzato la CLI di .NET per realizzare appunto una calcolatrice diciamo decentralizzata, invocabile tramite una console application, che è quindi un qualcosa che tutti conosciamo. Blocco questo e vado verso le slide, perché mi sa che ci stiamo avvicinando alla fine, per appunto darvi un attimo un punto sugli oracoli, quindi come funzionano. Il metodo è una sorta di request response, quindi l'oracolo è semplicemente un pezzo di codice che è realizzato, che prima diciamo, ho cancellato, volevo farvi vedere, che ha due metodi sostanzialmente, il metodo di request e il metodo di callback. Quindi chi vuole utilizzare, chi vuole consumare dati che stanno off-chain, chiamerà il metodo di request. Questa transazione verrà ascoltata, diciamo, dai nodi che dal network sono stati definiti degni di poter consumare, di andare a prendere queste informazioni dal web 2.0 sostanzialmente, e non appena avranno terminato questo giro andranno a invocare la funzione callback, che sarà quella che contiene la nostra business logic sostanzialmente, no? Quindi che contiene di fatto quella che può essere la persistenza in uno storage che il nostro smart contract può andare a utilizzare. Quindi anche qua c'è sempre quel concetto di decoupling tra client dell'API versus, no, la business logic che utilizza diciamo l'output dell'API, no? L'unica cosa è che appunto c'è questo doppio passaggio request response che è necessario appunto gestire, e soprattutto il gas, ok, si paga upfront sia per la chiamata di request che la chiamata di callback, e poi ovviamente questo gas viene dato come incentivo a quelli che sono appunto i nodi del network, no? Una chiamata all'oracolo costa 0.5 gas, no? Che può essere poco o molto, ma rimaniamo sul valore nominale dell'oggetto, e qua potete vedere come tutta questa documentazione su GitHub, gli status code di ritorno e di fatto come la firma della callback function deve essere fatta. Gli oracoli al momento supportano HTTPS e NeoFS, che è praticamente il file system di Neo, quindi vedetelo come un file system decentralizzato per lo scambio, per esempio, di immagini o file blob, sostanzialmente, blob binari. E quindi, diciamo, già il supporto all'HTTPS ci permette, per esempio, volendo, di prendere informazioni anche da un social network e portarle all'interno della blockchain per magari creare una snapshot permanente di quello che è, come dire, uno status, no? E quindi creare anche magari una roba così fantasiosa. Ecco, questo è un esempio di Oracle Contract. Come vedete, getRequestData è il metodo che va a leggere alcune informazioni, alcuni predata che possono essere, diciamo, utilizzati magari dai consumatori. Quindi vedete, create request, fa la chiamata, quindi manda una transazione di richiesta di fetch di dati dall'esterno, la callback verrà chiamata dagli oracoli che stanno in ascolto su quella chiamata, e di fatto se non siamo autorizzati, quindi se c'è una sorta di, se non è un oracolo che sta effettivamente chiamando la callback, c'è un'eccezione, quindi qua l'access control, come vedete qua c'è un enforcement. Il risultato della chiamata viene memorizzato all'interno dello storage, e tramite questo metodo si può fare la get di questa informazione. Quindi potete capire che, come dire, è tutto un po' è tutto collegato, un po' più asincrono rispetto a una chiamata REST normale, però diciamo è possibile prendere i dati della web API e metterli dentro il nostro smart contract. Ultimo tema era appunto il concetto di upgradability, ma l'abbiamo già trattato prima, quindi l'idea di creare questi proxy pattern che vi permettono di, essendo i contratti immutabili, no? Io posso solo distruggerli, posso in alcuni casi aggiornarli, però l'idea è che io posso, volendo creare delle versioni successive, io posso separare l'implementazione effettiva da quello che è, diciamo, il proxy che invoca il contratto di logica, e aggiornare il contratto di logica in base a quelle che sono le mie necessità, per avere questa sorta di avere delle applicazioni distribuite un po' più componibili, un po' più manutenibili. In conclusione.
conclusione, questi sono una serie di link che io ho trovato utili e che ho voluto riportare all'interno della presentazione. Quindi questi sono generici sulla parte Web3 sul progetto NIO, questi sono specifici sulla parte C Sharp e determinati tooling. Trovate, diciamo, la configurazione che più vi piace, quella che vi ho fatto vedere è quella che io preferisco. E con questi ho terminato. Quindi adesso molto felice, cioè, se ci sono domande sono a disposizione. Grazie a tutti per l'ascolto. Vediamo la Q&A. Non so se l'ho nato. Sì, no, sì, scusami, ho avuto... Allora, sì, ci sono un paio di domande. Un secondo solo. Allora, una che fondamentalmente chiede se la sessione sarà disponibile anche sulla blockchain, speriamo di sì in un futuro. Certo, con l'Interplanetary File System è possibile. L'IPFS che abbiamo messo all'inizio è possibile prendere il video, metterlo sull'IPFS e poi consumarlo come NFT all'interno della blockchain, certo. Esatto, nel frattempo avevi terminato la condivisione, perciò adesso ti rimetto la tua webcam. Poi, dopodiché, Emanuele chiede se i gas possono o potranno essere utilizzati anche per pagare le gas fee ovunque, per gli NFT o quant'altro. Io ti risponderei magari, però lascio rispondere a... No, non ho sentito la domanda, se puoi rifarla. Ah, scusami. Emanuele chiede se i gas token così generati come li stavi generando potranno essere utilizzati per pagare le gas fee ovunque, ad esempio per gli NFT o sui vari marketplace o cose di questo tipo. Io direi magari. Se posso rispondere io ti direi magari, ma non credo. Esatto, il gas è proprio della blockchain NIO, quindi non puoi utilizzarlo come per pagare, per esempio, l'NFT nella blockchain di Ethereum, non funziona. Sì, altrimenti sarebbe un po' come Totò e Peppino che hanno la stampatrice dei soldi in salotto. Esatto, oppure pagare con l'euro dove c'è la sterlina, no? Cioè, non te lo prendo. Sì, cioè, oppure, era più formale la tua. Ok, un attimo che ci sono altre tre domande. Un secondo. No, niente, era solamente che dicevano magari, cioè altre persone che commentavano sulla domanda. Magari lo chiedono, okay. Come si può legare un token generato da noi ad una moneta come BNB o Ethereum. Allora, non tratterò l'aspetto economico, però quello che succede in questi casi qua è che vengono create dei wrapper per il token nativo di una blockchain, verso la blockchain, la nostra blockchain, quindi la blockchain NIO, e quindi si creano poi dei PAI che vengono bilanciati in quelli che si chiamano liquidity pool tra il token wrapped e il token nostro nativo. E questo però richiede che ci sia un contratto di bridge tra le due blockchain, che permetta appunto il wrapping e l'unwrapping del token non nativo della blockchain, e poi di fatto queste due cose coesistono, no? Quindi si deve creare una sorta di un wrapper e un unwrapper più una pool nella blockchain destinazione che va a bilanciare, a creare questa sorta di pool di liquidità con i token che ci interessano. Questo è un concetto proprio della finanza decentralizzata che però non volevo trattare, quindi mi fermo qua. Va benissimo, dai, grazie mille e alla prossima. Vi ringrazio, ciao a tutti. Ciao.